Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi andremo a vedere da vicino un subwoofer da 20 di casa Alpine, il modello SWE815, subwoofer da 20 amplificato con 150 watt. È un box veramente geniale. Oggi faremo anche la prova in auto, come l'abbiamo fatto anche con gli altri subwoofer, e andremo a misurare le prestazioni con lo strumento ufficiale. Vi lascio il link in descrizione per la prova. Cosa ha di molto particolare questo box? Ha questa parte qua che si può tirar via con questi laccetti, ve lo faccio vedere, e trasforma il box da box ventilato a box chiuso. Ora andiamo a vederlo da vicino e poi andiamo a vederlo in prova. Iniziamo a vedere il subwoofer nella sua parte frontale della serie E con questa bellissima griglia di protezione, in modo che se caricate delle cose dentro il cofano non vadano a bloccare il subwoofer. La parte geniale di questo box, quella che dicevo prima che si può tirare via per trasformare questo box da chiuso come ora a reflex, basta tirare questo in modo da scegliere materialmente il suono che vi piace di più. Basta solamente tirarlo via. È una cosa veramente geniale e molto molto semplice. Eccolo qua. Lo mettiamo da parte. Ora andiamo a vederlo la parte superiore, la scritta Alpine cucita sulla moquette, la griglia di protezione dell'amplificatore. Ora vi faccio vedere anche l'amplificatore. Questo si tira così, semplicissimo. C'ha dei feltrini qua per attaccarsi sulla moquette, e qua c'è l'amplificatore da 150 watt. Vediamo, faccio vedere da vicino. E l'ingresso per le connessioni. Vedete? Eccolo qua. I fili che vedete sono logicamente del subwoofer. Poi c'è questa parte qua, che ve la faccio vedere, mi allontano un po', eccolo qua. Questa parte qua serve per metterci dentro i cavi, quelli che vanno attaccati qua. Quindi voi tirate questa, mettete i cavi all'amplificatore, li scendete giù da qua e ci ritornate a mettere questa su. E così non si vedono neanche i cavi. Poi qua appoggia il sedile, logicamente. Nell'altra entrata invece va messo il controller, che ora vi faccio vedere. Rimetto la griglia di protezione dell'amplificatore, lo sposto da qua, la parte geniale la metto qui, e prendo il controller, eccolo qua, che ora ve lo faccio vedere. Ecco qua, il controller. Riuscite a vederlo? Sì, eccolo qua che è messo a fuoco. Dal controller voi potete scegliere sia la potenza con il primo, che è questo, con il gain scegliete la potenza e da qui scegliete la frequenza da 50 a 125 Hz. Vedete? Molto bello, fatto molto molto carino. Non so come si attacca perché non c'ha una connessione dietro tipo a incastro o qualcosa. Penso che se uno lo vuole utilizzare sul cruscotto deve metterci un biadesivo o qualcosa del genere. E poi sotto c'ha il pulsantino per la fase. Vediamo se lo mette a fuoco. Mette a fuoco. Dai, eccolo qua, un pulsantino per la fase. Così o così. Sono delle scelte poi in base al vostro gusto. E qua c'è il connettore, quello che vi facevo vedere, che poi va messo all'amplificatore. Quindi questo è l'SWE815 di Alpine visto da vicino. E ora andiamo a provarlo in macchina. Allora ragazzi, questo è l'SWE E815 di casa Alpine con il suo controller e il suo amplificatore. Ora lo monteremo in macchina e utilizzando lo strumento ufficiale delle gare andiamo a vedere che prestazioni ha, sia con il box fatto reflex sia con il box fatto chiuso. Se non vi siete iscritti al canale, ricordatevi di iscrivervi, un bel mi piace e condividete se il video vi è piaciuto. Ciao ragazzi, al prossimo video.